pace e bene a tutti i presenti e a quanti sono in collegamento via internet. Ovviamente i saluti più grandi e i più grandi auguri vanno alla popolazione di Roma che oggi festeggia i loro patroni. Voglio salutare e dare un augurio di una buona solennità di Santi Pietro e Paolo al Santo Padre Papa Francesco. Sua Santità le auguriamo una buona solennità di questi santi. Voglio anche fare gli auguri al nostro parroco di Rebocco, Don Paolo, che oggi anche lui festeggia questo anniversario. E a tutti quelli che si chiamano Pietro, Paolo e Paola, auguro a tutti un buon anniversario. E ora iniziamo questo momento. Per capire l'azione e insieme la bellezza della narrazione del Vangelo, bisogna considerare il suo sfondo geografico. Cesarea di Filippo si estendeva ai piedi del monte Ermon. Una delle grotte era dedicata al dio Pan e alle ninfe. Sulla sommità di una rupe, Erode aveva fatto costruire un tempio in onore di Cesare Augusto, mentre Filippo, suo figlio, aveva ingrandito questa località dandole il nome di Cesarea. Venerare un idolo e un uomo dagli ebrei era considerato un'opera satanica e perciò la grotta era considerata l'ingresso del regno di Satana, l'inferno. Ci si aspettava che un giorno o l'altro gli abissi infernali scuotessero questa rupe e inghiottissero il tempio sacrilego. In questo luogo spaventoso si svolse un dialogo fra Gesù, il figlio del Dio vivente, e Simone, il figlio di Giona. Gesù parla di un'altra pietra sulla quale edificherà un altro tempio, la Chiesa di Dio. Nessuna potenza infernale potrà mai prevalere su di essa. Simone, in quanto responsabile e un guardiano, ne riceve le chiavi e così il potere di legare e di sciogliere, cioè l'autorità dell'insegnamento e il governo della Chiesa. Grazie a ciò Simone ne è diventato la pietra visibile che assicura alla Chiesa ordine, unità e forza. La Chiesa non potrà essere vinta né da Satana né dalla morte, mai, poiché Cristo vive ed opera in essa. Ogni papa è il Pietro della propria epoca. Terminato il Vangelo, concluderemo con la preghiera dei fedeli. E allora, dato che siamo tutti in festa, iniziamo con il canto Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, cantate di gioia, il Signore è con voi. Dio vi ha scelto, Dio vi chiama, nel suo amore vi vuole con sé. Spargete nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, cantate di gioia, il Signore è con voi.
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, buon 29 giugno. Iniziamo allora tutti insieme questo momento di preghiera. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti, di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Insieme. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida il Signore, lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa,
ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Matteo. Teo, gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma a voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Cari fratelli e sorelle, oggi ricordiamo la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Allora io voglio augurare davvero a tutti una buona solennità e notare come questi uomini, che erano come noi, uomini di carne e ossa, capirono l'importanza di vivere solo che nell'amore del Signore. Che ci aiutino sempre a fare scelte giuste gli apostoli e che possano portare le nostre preghiere al Signore, e il Signore nella sua bontà potrà esaudire le nostre preghiere, le nostre suppliche. Buona solennità a tutti, e ora terminiamo con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: accresci la nostra fede, Signore. Accresci la nostra fede, Signore.
Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Francesco e fa che il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli e delle sorelle. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci a noi qui presenti e anche quelli che sono in collegamento via internet di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Per la città di Roma, che oggi festeggia i suoi patroni, possa il tuo aiuto, Signore, proteggere sempre il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e tutti i ministri che tu hai chiamato. Noi ti preghiamo, accresci la nostra fede, Signore. Questa sera alle ore 18 ci saranno le letture in latino, cioè molte parti che farò saranno in latino, e alle 19:30, sempre di questa sera, i secondi vespri dedicati ai santi Pietro e Paolo. Domani, 30 giugno, memoria dei santi primi martiri della Chiesa di Roma, letture alle ore 18. E infine, domenica prossima, 2 luglio, alle ore 11, le letture domenicali. Ah, dimenticavo, 3 luglio, lunedì, alle ore 18, le letture di San Tommaso Apostolo. E ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Noi canteremo gloria a te. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, ancora buona festa, pace e bene e buona mattinata.